meno che non abbiamo delle calze. Se troviamo delle calze per camminare, possiamo lasciarle questa tutina. Perché non le possiamo mettere le scarpe con la tutina. Perché non le entrano le scarpe. Ah, la maschietta. È arrivata l'ora del pranzo. Qui sto preparando, vado a prepararlo nel microonde, il risotto agli asparagi. Poi qui c'è ancora della polenta. Qui ho fatto cavolini e patate perché stavamo guardando un video e me ne è venuta voglia. Ma forse ve l'avevo già detto, non lo so perché ho mandato un messaggio a Sara, forse l'avevo detto a lei. Poi qui c'è il minestrone che poi si è asciugato di ieri. Questo qui è quello senza glutine per Gabri e questo qui invece è per due di noi, chi lo vuole. E niente, questo qui sarà il nostro pranzo di avanzi, questo qui così almeno lo faccio andare. E appunto cavolini di Bruxelles, patate, così perché mi andavano. La polenta è da finire e boh, quindi mangiamo queste cose qua. E niente, sono arrivate anche le bambine da scuola. Manuel ha finito la video lezione. Grazie al cielo, oggi è venerdì. Così in teoria sembra che mi riposo, ma in pratica non è così. Però sono un po' più tranquilla, non c'è la fretta di fare i compiti. Bisognerà farli, ma non c'è fretta nel senso. Comunque, e niente. Adesso vado, così metto in microonde questo. E poi dopo, perché poi dopo devo far scaldare anche questi. Quindi, allora, via. Mi è arrivato un paio di giorni fa il nuovo pacco di brochet con tantissime cose, tra cui anche il borsone. Però invece di fare lo spacchettamento, che comunque è lungo, eccetera, eccetera, io adesso vado a tirar fuori tutto, lo sistemo e lo metto sul tavolo. E poi, quando è tutto pronto, ve lo faccio vedere. Intanto Giada tra 7 minuti esatti inizia la lezione di ginnastica artistica. Qui adesso facciamo scendere Manuel, che è sopra il tavolo. Scendi? Scendi, scendi, dai, Scendi? E niente, quindi vado a sistemare tutto e poi vi faccio vedere.
iniziamo con un tour, vi faccio vedere. E poi andiamo singolarmente e vi faccio vedere tutto quanto. Allora, iniziamo da qui che ci sono gli album, questi qui di Natale, che sono validi dal 30 ottobre al 27 dicembre. Infatti ne ho presi ancora un po' perché non si sa mai che magari si aggiungono nuovi clienti, anche se in questo momento la vedo un po' difficile, però, e quindi glielo posso dare così almeno possono sfogliarlo, perché è vero che c'è anche online per chi è lontano, ma per chi è vicino è sicuramente meglio poterlo sfogliare veramente. Poi, dentro a questo borsone c'era questo colorario qui, che praticamente è per aiutarci nei colori, per chi vanno bene, per cosa vanno bene, come utilizzarli, eccetera, eccetera. Devo ancora guardarmelo bene perché non mi ci sono ancora messa. Comunque, ci sono anche consigli su quale pennelli usare, come truccarsi, eccetera, eccetera. Vabbè. L'album 14 e l'album 15. L'album 14 ve l'ho già fatto vedere. L'album 15 niente, perché ancora non si può far vedere. E poi dentro al borsone praticamente c'era questa roba qui. Allora, cosa ho trovato io nel borsone? Ho trovato l'olio struccante Sensitive Chamomile con concentrato di camomilla selvatica. Poi l'acqua micellare struccante 2 in 1 della Hydra Vegetal. Poi questo, il correttore, questo qui, beige 100. Questa crema per le mani idratante pur arnica, con arnica. E questa qui ero veramente curiosa di provarla. Poi questa Anti-Age Global, crema anti-età sublimante per tutti i tipi di pelle. Questa Lifting Vegetal, trattamento giorno effetto tensore. E poi tre sacchettini di campioncini, ma li andiamo a vedere dopo. Cioè, dopo vi faccio poi vedere cosa c'era dentro. E ovviamente il borsone. Quindi queste cose le mettiamo qui di lato. Il pezzo forte, che so che avete già visto, lo lascio per ultimo. No, ovviamente non lo apriamo, non ve lo faccio vedere dentro, però anche solamente farvelo vedere così. Poi questo cestinetto, questo qui, dentro c'è il bagno doccia grande da 200 ml, poi il bagno doccia da 50 ml, il sapone per le mani, la crema per le mani e poi qui c'è. Ok. Questo qui è, scusatemi, andiamo a vedere, un balsamo doccia, e questo invece è un latte corpo. Questo qui e quello e questo qui sono uguali, cambia solo la profumazione. Questo qui ha le mele d'inverno, e invece questo qui, che puoi mettere giù Sabrina, ha le bacche fatate. Quello lì, questo qui sta di cannella, invece questo, se devo darvi un'idea della profumazione, e invece questo qui è frutti di bosco. Poi passiamo a questa qui è un bel, così è una pochettina da uomo, aprendola, grazie Sabrina, c'è questo gancio che va bene per appenderla così. No.
Ma Sabrin, Giada, fai come lo devi fare. E qui c'è dentro la schiuma da barba, rasatura ultra delicata, poi il trattamento idratante 3 in 1, il balsamo dopo barba Poi per finire e asciugamino. la salviettina. Asciugamano. È una salviettina, c'è scritto. Sì, un asciugamano. Poi questi che si stanno Questi qua scomponendo. invece mi sono arrivati a me come regalo, erano due, cioè uno e uno per ogni sacchettino, così. E sono un regalo per me, boh, per farmi un regalo, perché sono gentile. Questa qui invece è la borsa della rapidità, che sono riuscita ad avere perché ho ordinato, ho fatto un ordine nella prima settimana d'uscita del volantino, se non mi sbaglio, e dentro, Vuoi che ti dia una mano? ma fai come vuoi, ho già fatto tutto da sola. E dentro c'erano questi campioncini di crema serum vegetal, naturalmente non mette a fuoco, ok, questo qui, che è una crema da giorno rimpolpante. Poi questa qui Anti-Age Global, che io ho anche la versione grande, che è una crema sempre da giorno anti-età. Poi Lifting Vegetal, che è un trattamento giorno effetto tensore, che anche di questo qua ho la versione grande. Elisir Juness, che lì ne ho altri tre, per dire. Solamente che non riesco a capire cosa cambia, visto che sono di un colore diverso. Andiamo a leggere. Trattamento liquido da giorno. Ah, è una crema ristrutturante giorno, questa invece, ok? E poi c'è questo qui, che è una crema antirughe benefica giorno. E questo qui era qui dentro. Poi qui c'è come sempre il foglio con qui, poi c'è tutte le cose che ho acquistato, l'elenco, poi c'è una borsina, questa bellissimo sacchettino, guardate che bella, come si chiama, aiutate, sacchetta, Sacchetta, sì. ok, una bella sacchetta con gli uccellini dentro. C'è, adesso vi facciamo vedere, Tiriamo fuori tutto. il bagno doccia al cocco, questo qui è latte corpo, metti un po' a fuoco, bravissima, latte corpo, poi la crema mani, il burro cacao. E poi questo qui che è l'acqua profumata al cocco. E poi infine c'è quest'altra sacchettina così dorata e trasparente, che contiene la spugna, quella lì no, la spugna questa qui in cognac purificante. Poi ecco, l'ho tirata fuori adesso. Vuoi che ti do una mano? Grazie. Ok, aspetta che ti tiro fuori Ecco, prima le tirala fuori, spugne. che non volevo tirare fuori le creme. E poi ci sono queste due creme qui. Questa e questa. Questa qui è la Sebo Pure Vegetal. Questa qui è per pelli con imperfezioni 3 in 1, uno scrub e anti punti neri. E questa qui è invece una maschera libera pori al carbone, con acido salicilico di origine vegetale, e insieme, ecco, non li trovavo, ci sono anche i dischetti struccanti. Quindi questo qui, ah no, adesso risistemo tutto e poi vi faccio vedere un pochettino il pezzo forte. Volevo farvi vedere altre cose che ho ricevuto. Alle mele d'inverno la crema mani e un balsamo labbra, te Sabri, metti nel borsone.
Poi questa qui, un'altra crema mani però alle bacche fatate e un bagno doccia, sempre bacche fatate da 50 ml. Questi cartoncini che sono da attaccare alle borsine quando si danno alle clienti per sapere di chi è la borsina. E poi una serie di campioncini della Anti-Age Global oppure della Rich Cream oppure di quest'altro che non l'avevo ancora visto. E adesso vi dico, è un balsamo botanico universale, riparazione. E niente, quindi questi qua, adesso apriamo quegli altri così ve li faccio vedere. Prima li divido così poi facciamo più velocemente. Ho deciso che nella borsa, quella che ho ricevuto per... Non devi metterli lì dentro. Per la rapidità ci metto i campioncini, mentre invece nel borsone ci metterò tutte le cose di taglia più grande che posso tenere da far provare, eccetera, eccetera. Qua invece Li metto i abbiamo campioncini. divisi e troviamo all'interno il campioncino che è una salvietta profumata del Mon Evidence, che è buonissimo, è il mio preferito perché lo hanno usato la mia cugina. Poi questo fondotinta zero default, zero difetti in pratica. Volevo leggervi così. Fondotinta, pelle perfetta 14 ore. Ma aspetta, poi il Calm in Evidence, anche qua c'è la salviettina. Poi questo fondotinta qui, zero default comfort, tenuta 12 ore. Questo super matte zero difetti, zero cose, zero tutto, 12 ore. È un fondotinta opacizzante questo qui, e invece questo qui è un fondotinta in crema ad alta coprenza. E poi la crema, questa qui, Saint Jour Day Care, io il francese andiamo d'accordissimo. È un'antirughe benefica giorno. E adesso andiamo Allora, al pezzo. questo qui è il calendario dell'avvento di Brochet 2020. Non lo andremo ad aprire adesso, ma lo apriremo, come vi avevo già detto, dal 1° di dicembre. Ogni giorno una casellina, guardate, è veramente bellissimo, blu con i dettagli dorati e questo logo così davanti è veramente, veramente bellissimo. Adesso aprendolo è così, c'è questa specie di vassoietto, diciamo, e poi lì ci sono tutte quante le caselline. Ovviamente sono spesse così come il calendario. Cavolo, spesse. Guarda, mamma, grande come le mie mani. Posso tirarne fuori solo una per farvi vedere. Vuoi che ti do una mano? La Che dobbiamo bellissimo. rompere, tipo aprire per Sono tutte prendere scatoline l'oggetto. così. Non voglio dire Sono cosa. veramente molto molto belle e non vedo l'ora che inizi i Vlogmas per aprire questo calendario. E se lo volete vi lascio sempre il link sotto in info box così mi potete scrivere e ve lo posso far arrivare direttamente a casa. Costa 49,90 euro, ma se ve lo fate arrivare a casa lo potete pagare meno con altri due regali anche aggiuntivi. Quindi decidete voi. Se lo volete mi scrivete e ne parliamo. Non è che scrivermi significa necessariamente che poi cioè, siete obbligati a comprare qualcosa, eh? Ci mancherebbe. Comunque, questo qui è il calendario. Adesso metto via tutto così vado a preparare la cena. Thank you.
cucina, mentre Giorgia appunto faceva le cose di sera, cioè scaricava, ricaricava la lavastoviglie, puliva la cucina. Io sono andata a piegare dei panni che erano appena usciti dall'asciugatrice, ne ho fatta partire subito un'altra e ho già preparato la lavatrice poi per domani. Da questa giornata finalmente è anche arrivata al termine. Io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!